Il distretto calzaturiero del Fermano guarda con interesse al mercato del Brasile e in occasione delle celebrazioni dell'anno dell'Italia in Brasile, la Camera di Commercio di Fermo e la sua azienda speciale Fermo Promuove hanno organizzato un seminario di studio per riflettere sulle opportunità che il mercato brasiliano è in grado di offrire alle piccole e medie imprese del distretto calzaturiero. Beh, questa è una riflessione che noi facciamo su una realtà importante come quella brasiliana. Sappiamo che è una nazione in grande crescita e bisogna arrivare prima, e chi arriva prima riesce a cogliere opportunità significative e importanti. Abbiamo già avuto un incontro col sindaco di Camaçari, dove abbiamo con piacere registrato la loro attenzione verso la nostra realtà, perché vogliono anche loro sviluppare un modello di piccole e medie imprese. Si è riflettuto sulle possibilità di questo mercato, c'è margine per proporre i nostri prodotti di moda, ma non solo, anche prodotti enogastronomici. Quindi ecco, la volontà nostra è quella di approfondire e affilare gli strumenti affinché ci trovino preparati per questo mercato. Sappiamo dai mondiali, delle olimpiadi, di opportunità importanti dove vogliamo avere un nostro spazio. E sarà infatti il Brasile ad ospitare nel 2014 i prossimi mondiali di calcio e per la prima volta in un paese del Sud America le olimpiadi nel 2016. Grandi eventi che creeranno un indotto rilevante e un'occasione di crescita che in sinergia tra istituzioni e privati non possiamo lasciarci sfuggire, come ha affermato Nazareno Di Chiara. Oggi è ormai assodato che in Brasile c'è una crescita di una parte sostanziale della cittadinanza che guarda verso il lusso, e quindi la piccola e media impresa, per quanto riguarda il calzaturiero, l'artigianato artistico eccetera, offre sicuramente possibilità di commercializzazione di nostri prodotti per una fascia medio-alta di popolazione, ma anche la possibilità di creare società miste in quel paese, quindi joint venture. Quindi creazione di società miste in quel paese, possibilità di scambi verso un prodotto medio-alto e verso il lusso, dove le nostre calzature faranno sicuramente saranno la parte più importante di questa missione, di queste prospettive future che ci saranno. Nella relazione di Luca D'Aprile, amministratore di Morrison, sono stati messi in evidenza i dati relativi alla crescita economica dello Stato carioca. A parità di potere d'acquisto, il Brasile risulta il nono paese al mondo per PIL, con una crescita del comparto del lusso pari al 23%, un dato di forte interesse per il distretto calzaturiero del Fermano. Da una recente ricerca fatta in Brasile, il Made in Italy sta crescendo moltissimo e molto più che il PIL dello stesso paese. Addirittura 3 volte il PIL del paese, la richiesta di prodotti di lusso, e questo chiaramente incentiva le nostre esportazioni in questo mercato. Dall'altra parte dobbiamo anche insegnare e dobbiamo anche sapere andare a produrre, non come processo di delocalizzazione, perché deve essere chiaro, un processo di delocalizzazione dal Brasile non è possibile. La filiera si è accorciata, è impossibile pensare di produrre i prodotti in Brasile e riportarli qui e rivenderli in Europa. Ma produrli in Brasile per il mercato brasiliano è assolutamente possibile, a volte doveroso, a volte necessario ed economicamente conveniente. È in particolare allo stato di Bahia che il Fermano punta, un territorio lontano geograficamente ma molto più vicino di quanto si possa immaginare, dove il 15% della popolazione ha origini italiane e dove sono state avviate importanti relazioni diplomatiche grazie all'impegno di padre Alfeo Dorea e dell'ex senatore Giorgio Cisbani. Grazie a queste relazioni, ha affermato il presidente Cesetti, c'è la possibilità concreta di aprire una finestra sul Brasile. Già dal 2010, come presidente della provincia, ho avuto degli incontri con personalità di quella terra. Recentemente abbiamo incontrato qui a Fermo il sindaco di Camaçari, abbiamo incontrato il vescovo Petrini, che è originario del territorio fermano, quindi abbiamo anche dei legami, dei canali istituzionali con i quali possiamo tessere delle relazioni. Quindi c'è l'opportunità di aprire una finestra
sul Brasile che consenta alle nostre imprese di poter tessere proficui rapporti in campo commerciale. E anche la Regione Marche ha già avviato da più di un anno un laboratorio in Brasile per favorire l'internazionalizzazione del comparto del mobile di Pesaro. E in occasione dell'anno dell'Italia in Brasile ha subito creduto nel progetto, facendo da capofila a tutte le altre regioni d'Italia. Ormai le politiche di internazionalizzazione sono essenziali per poter permettere a un'impresa di sopravvivere e di svilupparsi, perché le quote di mercato vanno trovate laddove il mercato cresce di più, in Brasile, in Cina, in Russia, in India, in Sudafrica, comunque in paesi che sono in espansione. Noi su questa politica insistiamo già da molto tempo e in particolare col Brasile abbiamo i rapporti privilegiati, sono nati con il mobile arredamento e sono proseguiti anche con progetti finanziati dai brasiliani attraverso i quali noi abbiamo spiegato loro come sviluppare un modello economico basato su distretti.